l'elemosina e spiega il capo. Dice il Papa, sono parole così serie. Perché convidiamo ciò che è serio? Da dove inizia il Papa? Dalla parola? Chi risponde a questo grido? La Chiesa. Come risponde la Chiesa a questo grido? Cioè di fronte a tutto questo noi ci sentiamo di salvare e diciamo grazie, Santo Padre, perché dalla tua prospettiva periferica oggi ci fai vedere dei bisogni diversi. Io sono reduce dal convegno nazionale della Caritas, che quest'anno si tiene in Puglia, a Castellaneta. Sono stato lì ieri sera, sono stato qui lì stamattina e ci ritornerò. Ieri c'è stata una bellissima, anzi due bellissime, una l'abbiamo avuta anche qui a Cerignola, nella parrocchia di San Francesco, di un ergastolato, Cosimo Rega, molti di voi l'hanno ascoltato in prossimità della festa di San Luigi l'anno scorso, un uomo che ha parlato di redenzione e ha detto: io ho incontrato la misericordia, detto la misericordia degli uomini certamente, quella di Dio non lo so, perché Dio è un mistero molto grande, lui si pone in punta di piedi. Ma poi è stato toccante ascoltare la testimonianza di Ivan Sanien, un giovane del Taranto che ha organizzato alcuni anni fa una rivolta di coloro che raccoglievano le angurie nel Salento ed erano sfruttati, avevano 3,50 euro ogni 200 kg, due quintali di pomodori raccolti, riuscivano a riempire massimo 4 cassoni di due quintali di pomodori di angurie. Dopodiché dovevano sottrarre da quei 14 euro per darli a lavorare 2,50 euro per il panino che potevano comprare solo da lui e 1,50 euro per l'acqua. E poi dovevano pagare 3 euro per il viaggio. Questo non l'hanno fatto dei musulmani. Questo l'hanno fatto dei cristiani, forse magari erano pure nei loro paesi lì nel Salento, devoti delle loro madonne, confratelli delle loro confratelli. Questa è l'intuizione cristiana. Si sono organizzati, si sono ribellati, hanno lottato e adesso lui sta dedicando tutta la sua vita per combattere per il diritto. E ha citato il nostro direttore sindacalista, che noi che abbiamo dato il Natale a quest'uomo, in questa città, l'emblema del sindacalismo, oggi dovremmo riflettere molto sulla nostra capacità di essere giusti sulla questione della vita. Vi ho detto questo perché ieri sera ho ascoltato due testimonianze di uomini che vengono dalla periferia, come il Papa. Uno viene dalla periferia delle nostre campagne, raccogliere le angurie come da lui si raccogliono i pomodori, e ecco l'altro dalle carceri, dove dice: il tempo non passa mai, però io ho trovato tanta misericordia e ho insegnato anche ai ragazzi, perché incontro soprattutto giocano nelle carceri minorili per dir loro cosa state facendo, i giovani per lo più dediti allo spaccio della terra. Cosa fa? Guardate la civiltà, si sofferma a lungo su alcuni atteggiamenti che riguardano la politica, che riguardano l'economia. Non mi soffermo su questo. Voglio cominciare dai piccoli gesti che il Papa ci insegna da lui.
insegna ad aderire a tutti quanti, perché io sono convinto che il miglior aiuto, la persona che sa farsi più vicina al prossimo, non è chi ha la pancia piena, ma chissà cosa significa sentire i raccoli della mano, lo stomaco. Come rispondere a questo? Prima cosa, riconoscere che senza i poveri la Chiesa non può pensare il mistero di Dio. Forse questa cosa ci può sembrare lontana, però il mondo non funziona. Il mistero di Dio che hanno scrutato tanti teologi come San Tommaso d'Aquino, come Sant'Anselmo, i grandi teologi del nostro tempo. Il Papa dice che il povero è una categoria teologica, è implicito nella fede cristologica l'attenzione alla povertà. Voglio esplicitare queste espressioni perché possono sembrare lontane dalla nostra sensibilità, però credo che debbano diventare molto vicine. Dice il Papa che il povero, l'opzione teologica del popolo, è una categoria teologica, come quella ad esempio della vocazione. Noi diciamo che siamo cristiani, ma non siamo cristiani perché ci siamo fatti cristiani. Siamo cristiani perché il Signore ci ha chiamati. E allora la vocazione, l'essere chiamati da Dio, è una categoria, cioè una parola, un concetto, un'esperienza, senza la quale noi non potremmo capire che cosa significa che tu sei cristiano. Tu sei cristiano perché Dio ti ha chiamato. E allora dice il Papa, il povero, l'opzione teologica per il povero è una categoria teologica. Cioè tu non puoi pensare a Dio senza non pensare ai poveri. E dice ancora un'altra espressione, la povertà è implicita nella fede cristologica, perché il nostro Dio è nato povero, è vissuto povero, non aveva dove posare il capo, è stato con i poveri, è morto da poco, ha realizzato quello che il profeta Isaia dice del Messia, è venuto ad annunciare il libro annunzio agli agabini, cioè ai poveri, ha proclamato beati i poveri, è implicita, cioè è dentro la fede cristologica, la fede di Gesù Cristo. Tu dici Gesù Cristo, dici poveri. Non è una cosa aggiunta Gesù Cristo, è dentro la fede cristologica. Non è un attributo che noi gli diamo, è qualcosa che è inserito fortemente nel suo essere. Per cui, ecco, quando guardiamo le immagini di Cristo nella sua nudità, più sono immagini che esprimono la nudità della sua realtà, più sono immagini veritiere. Il resto, tante cose le mettiamo noi per onorare il Signore, mettiamo delle corone, mettiamo dei manti, li copriamo di oro, d'argento, è tutta espressione della nostra devozione. Però il Cristo, nella sua verità del Vangelo, è questo. Dice il Papa, la categoria di povertà implicita della fede cristologica. La Chiesa non può perciò essere se stessa, non può conoscere se stessa se prima non si rende conto che Cristo è questo. E allora riconosciamo una cosa, che senza i poveri non possiamo pensare il mistero di Dio. Secondo, senza i poveri non possiamo pensare il nostro cammino di fede. Questa è una rivoluzione grave. Perché il Papa dice ad un certo punto, i poveri hanno molto da insegnarci, oltre a partecipare al sensus fide, cioè a quella conoscenza che noi abbiamo per dono del nostro battesimo, dice il Papa,
volte a partecipare al sensus fidei con le proprie sofferenze, conoscono il Cristo. E allora dice a me, vescovo, dice a noi sacerdoti, vuoi conoscere meglio Cristo? Vai da un povero e dici, senti, mi raccomando, tu come sei Dio vicino a te? Perché altro sentire Dio vicino a sé nelle nostre esperienze umane, di persone che siamo tranquilli, altro sentire Dio quando tu non hai niente o sei nessuno. Quante esperienze di povertà. E penso ad alcuni santi che per conoscere Dio si sono fatti poveri. San Francesco ha ritenuto che la sua conoscenza di Dio doveva passare attraverso la povertà. E quando in Fioretti si dice che egli conosce Cristo, dice, abbracciando il leproso, dice, ciò che prima mi sembrava triste, obbrevioso, repellente, ecco, mi è sembrato dopo aver abbracciato il leproso. E penso a un grande santo dei nostri tempi, non è ancora canonizzato, il beato Charles de Foucault. Era un ufficiale francese, una persona che aveva una vita molto dissipata, ad un certo punto lo raggiunge la grazia di Dio, va da un prete di una chiesa, parla di Dio, lui dice confessa, comincia con la confessione, comincia a riconoscere chi sei davanti a Dio e poi sceglie di sentire Gesù un po'. E sono stato due volte nel luogo dove lui ha potuto sperimentare la povertà, cioè in un convento, un monastero di Clarisse a Napoli, dove egli faceva semplicemente il giardiniere e viveva di quello che le suore gli davano. Ha voluto vivere la povertà per conoscere. Allora non possiamo conoscere Cristo, il Papa ci dice, senza non conoscere qualcosa della povertà. Oltre a partecipare a Sensus Fidei, con le proprie sofferenze, conoscono il Cristo. Non possiamo pensare al mistero di Dio, non possiamo pensare a conoscere Dio e non possiamo essere noi stessi. Perché cosa siamo chiamati ad essere? Il Papa dice una cosa che per un vescovo, ma penso anche per una chiesa, diventa un programma che sembra impossibile. Eppure il Papa lo dice, voglio una chiesa moderna di nuovo. Se il Papa mi avesse detto, ci avesse detto, voglio una chiesa che evangelizzi e riferisca, voglio una chiesa da cui arte risplenda oggi in un mondo contemporaneo che non ha sempre il gusto del bello, sarebbe molto più facile. Però il Papa ci dice, voglio una chiesa povera per le povere, perché è facile investirsi, è molto più facile, difficile spogliarsi, è facile salire, è molto più difficile scendere. Eppure il Papa esprime questo desiderio. Una delle poche espressioni, se noi prendiamo tutta l'Evangelia e la sottolineiamo frase per frase, in cui il Papa dice voglio questo. Non dice voglio un pastorato, voglio una vita, voglio una chiesa povera per il popolo. È un programma grande che prende il nostro cuore, ma è il programma della Chiesa, del tempo in cui noi viviamo. Se fossimo vissuti nel 500, nel 600, nel 700, avremmo dovuto ascoltare quello che la Chiesa e il Papa ci diceva. Il Papa ci dice voglio una Chiesa povera per i poveri. E concludo. E allora,
Da dove inizia? Il Papa ci indica tre cose. Prima delle grandi cose ho detto sulle quali non mi voglio soffermare, che riguardano la politica, l'economia e l'inclusione dei popoli. Voglio in questo tempo di Quaresima dire a me e a voi che è importante partire da alcune cose. E vi leggo questi tre numeri commentati. Partire da uno sguardo contemplativo. Come? La contemplazione non la dobbiamo fare durante le 40 ore. Il Papa usa questa espressione. Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni e in programmi di promozione e assistenza. Quello che lo Spirito mette in moto non è un processo di attivismo, ma prima di tutto una attenzione rivolta all'altro, considerandolo come un'unica cosa per se stesso. Questa attenzione d'amore è l'inizio di una vera preoccupazione per la sua persona e a partire da essa si deve cercare effettivamente il suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua volontà propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere. L'amore autentico è sempre contemplativo, ci permette di servire l'altro non per necessità o per vanità, sì, si può servire l'altro per necessità e ancora di più si può servire l'altro per vanità. Quando sappiamo, diciamo a tutti quanti quello che facciamo. Ma perché è bene, al di là dell'apparenza, servire l'altro perché è bene. Cari fratelli e sorelle, queste parole sono molto impegnative. Io le sento e non lo so se in tutta la vita riuscirò a vivere. Perché il Papa mi dice che il popolo non deve essere una persona alla quale tu sbrigativamente dai una moneta quando è in assenza, ma una persona da guardare, con la quale ti devi fermare a parlare. Mi ha molto colpito, durante una delle catechesi di questo periodo quaresimale, sentire una volontaria alla quale chiedevo, presente in un gruppo, ma il tuo volontariato, cosa cambia dentro di te? Guardare il volontariato vero, perché c'è tanto volontariato che tale non è. Quando ti approfitti anche di un centesimo e quando lo fai per stare meglio, non è vero. È una cosa che puoi fare bene, ma non è volontariato. E questo ce lo dobbiamo dire nella nostra chiesa di Cerignola, assolutamente. E me lo sentirete dire, non per maledetta, ma per amore della verità. E allora, ecco, mi diceva questa donna, io ho cambiato questo. Quando esco dal supermercato e do una monetina al garista di Goriano che incontro, poi mi fermo a parlare e gli dico, come stai? Cosa hai mangiato oggi? Cosa hai fatto? Qualche volta anche a me capita di parlare nella fretta che tante volte caratterizza il passaggio da una parte all'altra con tutti i nostri fratelli immigrati che stanno alle spalle del uomo. A volte diventa difficile parlare con una persona che ti viene a chiedere i soldi la prima, la seconda, la terza volta. Ma com'è difficile contemplare il mistero eucaristico? Perché in quel pane bianco c'è la presenza di Cristo. Così è difficile penetrare nel dialogo con il popolo. Dice il Papa, l'amore autentico è sempre contemplativo, ci permette di sentire l'altro, non per me.